Guarda, noi viviamo la giornata. E purtroppo vediamo tanta gente che chiede le prenotazioni e poi dopo 2 giorni cancella. Cioè, è un momento difficilissimo. Purtroppo è così. Nel periodo più duro della pandemia, i viaggi erano in cima alla lista dei desideri degli italiani. Eppure, anche nell'ultimo Natale e in vista del Capodanno, il settore turistico continua a soffrire. Il parere degli addetti ai lavori sembra unanime: molta preoccupazione, tante cancellazioni. Per San Silvestro 2021, a far rinunciare i più agli spostamenti, l'aumento dei contagi, ma anche il caos tamponi e le regole stringenti sulle quarantene, sia in entrata che in uscita dall'Italia. Proprio quest'ultime sembravano ormai un ricordo che è tornato purtroppo alla mente con la nuova ondata di infezioni. Molte compagnie aeree nelle ultime settimane sono corse ai ripari cancellando i voli. I clienti nella maggior parte dei casi riescono a ricevere i rimborsi, mentre alle agenzie di viaggi in cassa resta ben poco, perdite che pesano ancora di più se sommate ai quasi 2 anni di stop e limitazioni. L'incertezza normativa, spiega poi Giovanni Ciceri, presidente di Confcommercio Como, sta creando una situazione di grave difficoltà che sempre secondo Ciceri si riflette anche su un altro numero, e cioè il 30% di disdette nei ristoranti. Il settore della ristorazione, grazie alla campagna vaccinale anti-Covid, aveva guardato avanti con ottimismo, eppure anche le ultime regole, come quelle sull'utilizzo del Green Pass, sembrano di nuovo non bastare ad arginare tutti i rischi. Non sono poi solo gli italiani a non partire, ma anche i turisti stranieri non sembrano arrivare sulla penisola. Il turismo, sia nazionale che locale, nel periodo che si prospettava di ripresa e ripartenza, sembra quindi di nuovo frenato dalle restrizioni decise dai governi e dal diffondersi della variante Omicron.